ci scusiamo per il ritardo. Il motivo per cui abbiamo convocato questa assemblea penso sia chiaro. Meno di un mese fa, forse il 18 novembre, qualche giorno prima, abbiamo definito una pazzia, una sfida, quella di costruire noi, quelli che tutti i giorni lottano sui propri territori, sul posto di lavoro, una lista popolare per le prossime elezioni politiche. Il perché è presto detto. Come tutti quanti abbiamo visto, la campagna elettorale che è partita già un bel po' di tempo fa sta scivolando sempre più a destra. A sinistra l'unica speranza, diciamo, che qualcuno pensava potesse esserci era il percorso dato a Brancaccio, che però ben presto si è rivelato per quello che era, l'ennesima patriottica scatola per qualche riciclato fuoriuscito dal PD di conquistare per l'ennesima volta un seggio al Parlamento a Roma. Noi abbiamo sempre visto, diciamo, anche di buon occhio abbiamo provato, diciamo, a portare le nostre criticità all'interno di quel percorso. Forse qualcuno di voi si ricorderà quella brutta scena in cui una nostra compagna a Roma, appunto durante l'assemblea del Brancaccio, fu cacciata in malo modo dal servizio d'ordine del PD perché eravamo andati a dire cose che andavano un po' a rompere lo schema che da lei e avversari a tavolino avevano creato. Ma abbiamo riconosciuto dal primo momento che quel percorso aveva una caratteristica importante, c'erano centinaia e centinaia di persone che sui propri territori, militanti di base, avevano animato quel percorso. E pensare che tutto dovesse andare in fumo, che si dovesse perdere quel patrimonio di militanti di base che in buona fede credono che una sinistra vera, alternativa, ci possa essere in questo paese, ci sembrava assurdo. Come ci sembrava assurdo dover assistere per l'ennesima volta a una campagna elettorale in cui noi, gli ultimi, i disperati di questa terra, dovessero fare da spettatori inerti e arrivare il giorno prima dell'elezione e domandarsi chi votare, il meno peggio, l'ennesimo voto utile. E soprattutto quel giorno al Brancaccio, vedendo la prima fila che componeva quel teatro, con appunto i